Che cos'è la musica? Si chiedeva Luciano Berio. E che cos'è la musicologia? Ci chiediamo noi. Questa è musica. A qualcuno sembrerà bella, ad altri brutta, ma tutti siamo d'accordo che è musica. E la musicologia che fa? Anzitutto non è fare musica, non è necessario suonare uno strumento. Ma allora cos'è? Musicologia è porsi delle domande sulla musica. Per esempio, perché Carmen canta una musica così semplice, ripetitiva e apparentemente vuota? Perché lei stessa è un personaggio vuoto? È una donna senza anima che ostenta soltanto la sua fisicità? Ma come? Il campione della emancipazione femminile sarebbe un personaggio vuoto? È a domande come questa che la musicologia cerca risposte. O ancora, perché Jimi Hendrix è coevo di J.F. Kennedy o di Martin Luther King? O ancora, perché Wagner è contemporaneo di Nietzsche? O infine, la Prima Guerra Mondiale, cosa ha a che fare con lo Igor Stravinsky del periodo barbarico? Iscrivendoti vedrai tanti casi simili, dal Gregoriano a Beethoven, da Vivaldi a Verdi, dalla dodecafonia alla musica elettronica, dal blues a Charlie Parker o Miles Davis o Thelonious Monk, o infine, perché no, dai Beatles ai Radiohead. Un punto di forza del corso di laurea in musicologia è la sapienza è di avere due percorsi ben delineati e che si intrecciano, quello musicologico e quello etnomusicologico. L'etnomusicologia si propone di rispondere ad ulteriori domande riguardanti la musica, indagando in maniera comparativa e con un approccio antropologico i sistemi musicali delle diverse culture del mondo. Musica è un linguaggio e un concetto universale? Come mai in tutte le culture la preghiera è cantata? Perché nessuna cultura può fare a meno della musica? Quali sono i legami tra musica, festa e rito che ogni cultura esprime in modo diverso? In che modo il canto popolare si trasforma per adattarsi ai cambiamenti della nostra società, generando nuovi generi musicali,
come la neopizzica, ad esempio, la world music. Uno specifico percorso etnomusicologico guida gli studenti a trovare delle risposte attraverso una serie di corsi, seminari e laboratori. Fondamenti della ricerca etnomusicologica, etnomusicologia, musicologia dei paesi dell'Asia, l'etnomusicologia in Italia, metodi di trascrizione e analisi in etnomusicologia, studi di popular music e jazz. Musica stupenda, eh? Però le parole, chi le capisce, sono in russo. È l'Evgenij Onegin di Tchaikovsky. È impossibile ascoltare una parola intonata, musicata, senza capire la parola. Prima la musica o prima le parole? Problema che si dibatte almeno dalla fine del Cinquecento. Parola e musica, letteratura e musica, questo è ciò che studieremo. Disciplina in senso stretto, la storia del teatro è la storia dell'evoluzione della scenografia, dello spazio scenico, della drammaturgia, della recitazione. È testimone della riflessione che nel corso delle epoche gli uomini hanno compiuto su se stessi, non solo sulle loro azioni, ma anche sulle loro più intime tensioni. Perché quello teatrale è un linguaggio costituito da una pluralità di codici. Non solo verbale, ma immaginifico, che comprende la musica e la danza, accanto alla recitazione e alla gestualità, che si nutre della letteratura, ma che può anche farne a meno per privilegiare il dialogo con i suoni, i colori, le azioni. Studiare la storia del teatro è il modo, come dicevano i preromantici, per cogliere come fossero uno tutti i raggi dell'istruzione. In quanto violinista, il corso di studi in musicologia alla Sapienza mi ha permesso di avere uno sguardo trasversale sulla musica e soprattutto di acquisire e perfezionare un bagaglio storico e culturale utilissimo proprio ai fini della performance. Mi chiamo Lorenzo Chiarofonte, ho studiato musicologia e beni musicali ad indirizzo etnomusicologico alla Sapienza, Università di Roma, con i professori Giovanni Giuriati e Francesco Giannattasio. E per la mia tesi di laurea ho svolto un lavoro di ricerca sulle musiche per i culti di possessione in Birmania, un lavoro che poi ho portato avanti nel corso del mio dottorato alla School of Oriental and African Studies di Londra, che potete vedere dietro di me. Mi chiamo Elisa Novara, ho studiato musicologia e beni musicali all'Università di Roma La Sapienza con i professori Pietro Belli, Rostagno, Piperno e tanti altri. E dopo un dottorato binazionale all'Università di Roma La Sapienza ed Lipsia, adesso lavoro al Beethoven House di Bonn come ricercatrice in un progetto sul processo compositivo di Beethoven. Io mi chiamo Vera Vecchierelli, mi sono laureata in musicologia e beni musicali all'Università Sapienza di Roma. La laurea mi ha permesso di iniziare un percorso di ricerca sulla produzione di Fabrizio De André, dapprima all'Università di Siena, dove appunto ha conservato il suo archivio personale, e quindi in un percorso di dottorato di ricerca, di nuovo alla Sapienza, in storia e analisi delle culture musicali, dove ho potuto analizzare in particolare il suo processo creativo e il modo in cui nascevano le canzoni.